Darling, you send me. Ciao a tutti, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi mi preparerò con voi, vi racconterò le novità della mia vita e ci truccheremo insieme utilizzando dei prodotti che mi sono arrivati ultimamente. Sto agitando questo pennello, manco fosse la mia bacchetta magica. Sì, siccome mi è arrivato un pacco da Anastasia Beverly Hills, che oh mio Dio, cioè mi hanno dato anche un fondotinta che non vedo l'ora di provare. Infatti, come vedete, sono già struccata. Stamattina, proprio fresco, è arrivato anche questo pacchetto con... all'interno dei prodotti di Huda Beauty. La Rose Quartz è la palette di Huda Beauty, l'ultima che è uscita, e tipo un'agenda. Io inizierei assolutamente ad aprire quello di Anastasia Beverly Hills, che è tutto nero come vedete, e sono troppo contenta. Sono troppo contenta perché all'interno c'è praticamente tutto di Anastasia per creare appunto un look completo, da sopracciglia, base, viso, palette, occhi, ciglia finte. E io amo le ciglia finte di Anastasia Beverly Hills. Infatti mi hanno mandato queste qua, che sono le So Hollywood. Sono bellissime, non vedo l'ora di utilizzarle. E questo qua è praticamente un gift, un pacco PR che mi hanno mandato per festeggiare Halloween. Ovviamente io Halloween non l'ho festeggiato, perché adesso vi racconterò che cosa mi è successo. Se mi seguite su Instagram sapete anche perché, cioè che cosa è successo. Inizierei proprio con l'utilizzare il Deep Brow Pomade per realizzare le sopracciglia. Questo qua è nella tonalità chocolate, quello che mi hanno mandato, ed è nuovo. E tutte robe nuove che proverò con voi. Inizio con il realizzare le sopracciglia, che non ho più perché sono una persona molto sfortunata, non mi crescono più le sopracciglia, quindi. E utilizzo questo bellissimo specchio di Putipu, che se non conoscete questo brand, Putipu Beauty, è un brand di skincare che è nato da poco. Ve l'avevo fatto anche vedere in qualche video fa. Questi colorini pastellosi. Qua non ho più peletti, quindi posso giocare con l'altezza e lo sguardo. Non troppo, perché sennò sembro cattiva. Come vedete scrive benissimo. Cercherò di non scurirle troppo, perché non mi piacciono troppo scure. Quindi vado proprio a utilizzare pennello in modo leggero, così almeno esce fuori un colore un po' più sfumato. E allora, perché non ho festeggiato Halloween? Chi mi segue su Instagram sa, questa è la frase che dico più spesso nei miei video, e se ancora non lo fate, mucho mal. Come sapete, io ho 3 gatti, di cui uno senza pelo, Hunter, che ce l'ho da quasi 10 anni, e il gatto è un po' più vecchietto perché io l'ho adottato e che aveva già 3 anni, quindi era già grande. E sono dei gatti molto particolari, perché la razza di Hunter è appunto Canadian Sphinx, un gatto molto delicato. A parte che, essendo senza pelo, già si capisce che è delicato di suo. Deve sempre stare al caldo, deve sempre avere una temperatura corporea di 39-40 gradi, quindi veramente molto molto caldo, e sta sempre sotto le coperte. Quando esce può prendere colpi d'aria, può raffreddarsi, può avere mal di pancia facilmente, perché appunto prendendo freddo si può ammalare facilmente. Quindi lui passa la sua vita perennemente a cuccia, a dormire nella sua copertina d'estate e d'inverno, cioè non cambia, lui deve sempre stare sotto la copertina. Infatti tanti li mettono anche i vestitini proprio per tenerli al caldo, lui non li sopporta particolarmente, quindi preferisce i plaid. Ogni tanto Hunter soffre di cistite, ok? Già in passato l'avevo portato dal veterinario perché vedevo che faceva spesso pipì e stava male, e gli aveva fatto ai tempi l'antibiotico, gli aveva dato l'antibiotico ed era poi guarito magicamente. Il veterinario mi aveva detto: è normale perché è un gatto delicato. Spesso ai cambi di stagione gli viene la cistite, ma che succede? Vedo il gatto che va avanti e indietro dalla sabbietta, un po' come la padrona quando ha la vescica che è pienissima, e poi fine, cioè dopo 2-3 giorni gli passa, perché lo incito a bere l'acqua e quindi poi dopo lui si rimette in forma. Non gli ho mai dato integratori niente, perché non ce n'è mai stato il bisogno, no? Molto molto buona, approvata, si stende molto bene, si sfuma molto bene, non macchia, bella, mi piace. Vado a cancellare le mie occhiaie con il Dorian Concealer di Mulac nella tonalità 02 Self Obsessed. Da circa 2 giorni il gatto aveva appunto la cistite, nel senso che aveva la cistite, andava avanti e indietro più spesso nella sabbietta, e io ho fatto: oddio no, gli è tornata, cambio stagione, magari anche si è stressato, e quindi lo incitavo a bere l'acqua, lui beveva, mangiava, stava bene, e stavo solo aspettando in realtà che il gatto guarisse. Il gatto è improvvisamente cambiato, io me lo sono ritrovata nell'angolo della cucina, tra le ciotole dell'acqua e il muro, che mi guardava, cioè che guardava in realtà nel vuoto, tutto rannicchiato, pesante, cioè messo per terra tutto rannicchiato. E lui per terra non ci sta mai, cioè se vedete il mio gatto in giro per terra ha qualcosa, o è estate e ha caldo, o non sta bene, perché il gatto, come vi dicevo, sta sempre su superfici perché ha freddo, su, che ne so, tappeti o vicino ai gatti o agli altri due perché hanno il pelo e si riscalda, o sotto il plaid.
Quindi era strano vederlo lì. Ho fatto: Hunter, cos'è che hai? Mi sono avvicinata, l'ho toccato ed era freddo. Era freddo, l'ho visto anche abbastanza strano. E non faceva le fusa. Un'altra particolarità di Hunter è che è molto coccolone, per cui quando lo vedo che non reagisce da Hunter, mi preoccupo. Quindi ho iniziato ad accarezzarlo, a toccarlo, e ho chiamato le mie amiche, sono venute a supportarmi, me lo sono tenuto in braccio. Non beveva, appoggiava la testa nella cosa dell'acqua, non beveva, non mangiava, andava nella sabbietta, rimaneva nella sabbietta. E ho iniziato proprio, mi sono spaventata. Quindi la mattina l'ho dovuto assolutamente portare dal veterinario. L'unico veterinario della zona dove di solito lo porto fa il notturno, ma ogni volta che chiamo c'è il numero occupato o staccato. Vabbè. Comunque vado ad applicare il Luminous Foundation di Anastasia Beverly Hills. Quello che mi hanno mandato, tra l'altro mi hanno anche chiesto che carini, che colorazione avessi. E io ho detto alla ragazza: la più chiara che avete, perché come vedete è solo un muro, un fantasma. Mi hanno mandato la 140N. Spero vada bene. Da qua mi sembra un po' scuretta, però spero che vada bene. Com'è fluido. Già. Sì, è un po' scuretto. In video sembra giusto, dal vivo è arancione. Dovrò schiarirlo un po' con i correttori. Uffa, ma perché sono così bianca? Io e i miei sottotoni improbabili. Come si distribuisce bene e come cancella bene. Coprenza abbastanza medio alta, direi. Cioè è sottile come texture, però copre, ma non è pesante, non me lo sto sentendo. Questi brufoletti qui, che sono macchie in realtà, che rimangono lì da mille anni, nonostante peeling, scrub, quelli stanno là, perché ogni tanto si riformano, sempre sugli stessi punti. Di qua invece è perfetto. Devo dire che mi dà un po' più di colore sano alla pelle, cioè tipo non mi sbatte, ecco. Sì, lo schiariamo un po' col correttore, nei punti lucide, facciamo un po' di ombreggiatura e via. Vediamo come dura tutto il giorno. E quindi dicevo, sono stata tutta la notte preoccupata, e l'ho fatto dormire con me. Lui non dorme mai con me perché è una certa, poi è abbastanza invadente come gatto, perché vuole sempre starti addosso, e io nel letto poi potrei anche fargli male, tant'è che io caccio anche gli altri gatti dal letto perché mi muovo e mi danno fastidio perché mi si mettono tutti appiccicati. Però Hunter stava male, quindi ho detto no, devo tenerlo sotto controllo. Mi ero proprio spaventata e me lo sono messo di fianco ed è stato lì tutta la notte. La mattina mi sono svegliata alle 7 qualcosa, boh, ed è caduto dal letto da solo perché era talmente senza forze che voleva scendere dal letto, ma evidentemente era debole, quindi ho sentito proprio stomp, mi sono svegliato, ho fatto Hunter tutto bene, ed era rimasto lì per terra, non si era fatto niente, però comunque era moscio, era in stato di shock. Quindi ho chiamato subito madre e l'ho portato dal veterinario, appunto. Io e le mie amiche volevamo portarlo nel pomeriggio perché non sembrava così grave, ci eravamo dati appuntamento il giorno dopo il pomeriggio per portarlo, ma siccome la situazione era degenerata, io l'ho portato la mattina appunto con mia madre, perché mi stavo spaventando di brutto. E meno male, perché quando siamo entrati nella clinica, ragazze che lo hanno visitato erano scioccate, perché hanno proprio detto: guarda, il gatto sta soffrendo tantissimo, se non l'avessi portato in tempo sicuramente sarebbe morto, perché non facendo pipì giustamente il corpo cede, cioè tutto quello che hai dentro lo assorbe il corpo. Ero lì che ascoltavo, non sapevo che fare, insomma hanno fatto delle domande, come l'hanno visto, quanta che non beve, che non mangia. Ho detto: guardi, dalla mattina alla sera è cambiato. Però comunque lo vedevo che faceva avanti e indietro dalla sabbietta, quindi pipì le faceva, perché comunque poi pulisco io la sabbietta, conosco i miei gatti da anni, sono come dei figli per me, conosco tutte le loro routine, tutte le loro cose che fanno nella sabbietta, so di chi è cosa. E quindi ho detto no, la mattina, cioè io ho visto che faceva, andava avanti e indietro, sì, era irritato, però faceva. A parte il trattamento che ho ricevuto già appena entrata, ogni volta non so perché l'ho portato lì, forse perché mi sembra sempre quello più pro, e invece umanamente parlando non sono per niente carini. Mi sono sentita, a parte giudicata, mi hanno fatto sentire in colpa, perché è come se il gatto lo non so, stava male per colpa mia. Il trattamento e quelle risposte che a me non piacciono, cioè a me vieni a parlare di salute dei gatti, a me vieni a parlare di tutte queste cose qua, a me, cioè nel senso, dai, non mi conosci, muta, dimmi come sta il gatto, dimmi cosa deve fare, non stare a giudicare, e poi cosa devi giudicare, vabbè. Viene visitato da diverse persone e non si capiva, il problema maggiore era capire se il gatto avesse i calcoli o la vescica irritata, e quindi semplicemente un'ostruzione della vescica, perché capita che se si gonfia molto non riesce a passare niente, i liquidi non passano, e quindi si gonfia, diventa emorragica, non riesce più a fare pipì e porta alla morte del gatto. Questa patologia è una cosa che capita spesso ai gatti, ci sono tanti gatti, tanti animali che soffrono di questa cosa, ne soffriamo anche noi esseri umani, quindi non puoi prevederlo, capita. Quindi vado a settare con la mia Sealed Deal White di Mulac, questa base ci sta. E niente, io volevo semplicemente sapere il gatto come stava, cosa aveva e cosa si poteva fare. La mia
intenzione era avere un feedback. Poi avrei deciso, comunque l'avrei dovuto portare da un'altra parte. Fanno avanti e indietro, mi sparlano tra di loro, iniziano a tastarlo, il gatto si lamentava, era moscissimo e io ero lì preoccupata. Sono stata dalla mattina fino alle 2, 1:30. Quindi il consiglio che mi danno è, per svuotare la vescica dobbiamo inserire il catetere al gatto, però dobbiamo inserirglielo da sveglio, perché se lo addormentiamo, che di solito si fa con l'anestesia generale, rischia di rimanerci sotto e morire, perché potrebbe avere dei valori bassi. Adesso comunque gli facciamo gli esami del sangue e vediamo. Quindi gli hanno tirato un po' di sangue, vado ad utilizzare... ma che bella! Intanto vi faccio vedere questa, che è la palette di Norvina ed è la Mini Pro Pigment Palette volume 2. Ma guardate che pack, che carina, è proprio bella! E questi colori super super brillanti, colorati. Io non so se utilizzerò questa o quella che adesso vi faccio vedere. Questa qui è la Pro Pigment Palette volume 3. Cioè, ma di cosa stiamo parliamo? Belli, belli, belli. Infatti mi sa che raga qui farà un make up. Non so perché vado sempre su arancio e viola. Ci potrebbe stare, che dite? Ma sì, dai. Allora, giallo, il viola. Non lo so, andrò a sentimento. Mi servono dei pennelli. Lo stendo come transition color, un po' così qua e là. Tornano dopo che gli fanno gli esami, mentre io stavo attendendo. Nel mentre io non sapevo niente di più. Il gatto stava male, stavo cercando di coccolarlo e loro stavano aspettando i risultati degli esami. Ok, tornano con gli esami, con i risultati, e mi dicono: allora, hai valori bassissimi, il gatto è in shock. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettergli il catetere. Come dicevo, non possiamo fare l'anestesia. Dovremmo farglielo a freddo. Ora, il catetere, una volta inserito, mi dicono deve rimanere almeno per 3 giorni in modo da svuotare la vescica. Però non è detto che facendo questa cosa il gatto sopravviva. È messo male, una situazione molto grave, e ha i suoi anni, non si sa se si riprenderà, cioè non si sa com'è la ripresa di questo gatto, quindi è tutto un forse. Ovviamente non è che possono dare per certo, ci sta. Dopo tutte queste informazioni ho iniziato a pensare di valutare la cosa, cioè ho chiesto. Mentre ascoltavo loro, poi mentre mi dicono questa cosa, cioè poco prima di dirmi tutto, cioè mi hanno detto dobbiamo mettergli il catetere, deve stare 4 giorni, sono 900 euro. A sentire la cifra poco dopo, che sicuramente il cliente, loro sono abituati che il normale, che giustamente magari loro dicono, ci chiedono sempre solo il prezzo, diciamo subito il prezzo, no? Siamo abituati a dare i prezzi, ok? Volevo, come vi ho detto, decidere se portarlo da un'altra parte o meno. Io volevo solo sapere il gatto cosa aveva. E ok, mi fai magari giustamente pagare la visita. Io ho risposto: guardi, devo valutare. Questa è stata la mia risposta. È stata data una risposta quasi da ramanzina, perché ho risposto: però il gatto sta morendo. Cioè, non è che devi decidere. Puoi pagare in questo modo, ma comunque devi pagare questa cifra domani. E se non lo fai, cioè, il gatto muore. Ero in stato di shock, piangevo un sacco, ero proprio spaventata. Questa persona che mi stava facendo praticamente i conti in tasca, mi sentivo di dovermi giustificare del perché non potessi in quel momento pagare quella cifra. Non lo so, umiliata. Ora non sto qua a raccontare i miei problemi. I problemi ce li abbiamo tutti. Queste spese soprattutto sono spese che uno non si aspetta, ok? Ma allo stesso tempo non vuol dire che uno li deve mettere in conto e accettarle, perché uno può andare da un'altra parte, può concordare un'altra cosa, cioè si può parlare, ok? Io capisco che è il loro lavoro e loro chiedano giustamente quello che è il loro compenso, però non me lo puoi imporre, non mi puoi imporre di decidere o paghi o se no il gatto muore. Volevo capire, tra l'altro, perché non mi era stata proprio detta così, mi era stata detta come un non è detto poi che si salva, tu paghi questa cifra però non è detto che il gatto sopravvive. E quindi ero doppiamente insicura nel decidere questa cosa. Intanto vado ad applicare B4, che è questo violetto qua, sfumare, a stratificare, intanto che vi racconto. Allora la mia risposta è stata: mi scusi, io purtroppo questa cifra non me la posso permettere, né ora né tra tot mesi. Non capisco perché mi state puntando quasi la pistola addosso e colpevolizzando il fatto che se non decido, e se non decido di farlo, quindi se non do una risposta positiva, sono una persona di merda. Questo modo, questo trattamento mi ha fatto stare male, mi ha fatto sentire a disagio e mi ha messo una pressione psicologica che non mi è piaciuta. Io odio quando la gente mi mette pressioni. Devo essere libera di scegliere, la gente deve rispettare la mia scelta, perché già io sono una per la giustizia, nel mondo non c'è giustizia. Quindi se tu poi mi imponi e non manco mi conosci, mi fai conti in tasca, mi vieni a dire ma scusa, ma non puoi chiedere a un'amica, ma scusa, non puoi chiedere a un parente, ma tu chi sei? Ma metti caso che io ho una situazione delicata. Poi ho dentro la mia testa tutto questo modo di pensare, che è molto simile a, so che sto per dire una cosa stupida, ai K-drama, ok, al modo di pensare coreano, perché io rispetto tantissimo il loro modo di pensare, perché c'è rispetto,
è una parola che per me vale tantissimo. Il rispetto è una cosa per la quale io mi batto da sempre, da quando ero piccola. Il fatto che le persone si mettano a pensare al posto tuo e a dettare legge, a dirti come, perché, cosa dovresti fare della tua vita senza essere te, la trovo una forma di irrispettosa, cioè veramente la trovo una mancanza di rispetto assoluta. Il mio disagio si era trasformato in nervoso che stavo accumulando e tirando fuori con tipo le lacrime, proprio ero una bomba che stava per esplodere. Loro stavano continuando a mettermi pressioni, no? E quindi tra una collega e l'altra che entrava e mi giudicavano e mi dicevano: ma quindi cosa dobbiamo fare? Eh no, perché se no il gatto lo puoi dare in associazione, non è più tuo, ti diamo un'altra opzione, praticamente puoi donare il gatto, cioè farlo, affidarlo a un'associazione che paga per te questa cosa del mettergli il catetere, e poi dici ciao al gatto, però poi l'abbiamo salvato, se si salva, perché non è detto ovviamente, però tu devi cedere il gatto, questa è l'altra opzione. Io non volevo opzioni, io volevo sapere, ripeto, che cosa avesse il gatto per decidere portarlo via. Non me lo facevano portare via. Tu di qui col gatto nonno, io non ti faccio uscire perché rischia di morire, io ci tengo alla salute del gatto, io vado contro la mia etica, io vado contro quello che faccio, e quindi il gatto non te lo posso far uscire. A quella frase ho detto: scusami, è un paradosso? È un controsenso, perché, cioè, tu ci tieni alla salute del gatto, che tra l'altro lo conosci da 5 minuti, e io che ci ho passato quasi 10 anni, io non ci tengo invece alla salute del mio gatto, e mi stai imponendo di fare una cosa per soldi, perché io ti sto dicendo che non ce la faccio e voglio chiedere per altre opzioni, e tu mi stai imponendo questa cosa per soldi. Mi è salito un nervoso che non vi dico raga, ho iniziato a svalvolare, ad essere piena, ero proprio piena, ho iniziato a dire: scusatemi, ma io non capisco perché voi parlate tanto di salvare il mio gatto, che è mio, e poi mi dite non esci di qui se non lo salvi, ma devi pagare tot, non mi state venendo incontro, dite tanto che ci tenete ma non mi venite incontro, mi state solo dando opzioni catastrofiche, e non solo, mi state dipingendo per una persona di merda che non vuole venirvi incontro e che soprattutto a cui non gliene frega niente della salute del suo gatto. Cioè, io quando poi mi sento giudicata male, fuoco dentro, ho iniziato proprio a parlare, a dire tutto. Adesso non sto qua a dirvi tutta la tiritera, che tutto il mio discorso che ho tirato fuori, continuavo a farmi domande, continuavo a farmi conti in tasca, l'ho trovato veramente poco delicato e poco professionale. Ho chiamato le mie amiche, stavo nel frattempo parlando con le mie amiche mentre loro ascoltavano e dicevo: ragazze, non mi fanno uscire col gatto, oggi dovevamo andare dal vostro veterinario, non mi fanno uscire col gatto, e loro zitte. Ero io la persona di merda, capito, che non pensava al gatto, tanto il gatto stava tipo morendo e loro così ad aspettare, se ci paghi lo aiutiamo, però a noi ce ne frega del gatto, il gatto stava morendo. Succede che io a pugno duro non volevo assolutamente andare incontro a loro, non parlavo più, a una certa non ho più parlato, ho iniziato a lamentarmi, andando avanti e indietro nella sala, accarezzando il gatto, dicendo: voi siete ipocrite, non capisco questo modo di pensare, dite tanto che me ne frega del gatto, ma poi state qua ad aspettare un mio ok per i vostri 900 euro, meno male che fate i veterinari, meno male che ci tenete alla salute degli animali, sembrate solo interessati ai miei soldi, se veramente ci tenete mi venite incontro e non vi sto neanche a dire tutti i miei problemi e le cose che devo pagare, non sono neanche affari vostri. E quindi niente, lì ero proprio agitatissima. La ragazza esce dalla stanzetta, torna poco dopo dicendomi appunto che mi sarebbero venute incontro diminuendo la cifra e tenendo il gatto per una notte. Il loro problema era tenerlo la notte. Ok. Pur di salvare il gatto e sbrogliarmi da questa situazione, ho detto: sai che c'è? Va bene, non è periodo, accettiamo, va bene tutto, ok. È stato martoriato perché a freddo gli hanno infilato, dopo un'ora che tentavano di infilargli sto catetere mentre il gatto miagolava e piangeva, è stato orribile. Ce l'hanno fatta dopo un'ora e mezza. È stato proprio traumatico vedere il mio gatto che soffriva. E dopo svariati tentativi di infila il tubicino, ce l'hanno fatta, gli hanno infilato sto catetere, un sacco di, scusatemi il discorso, un sacco di emorragia, e poi lo hanno riempito di farmaci per cercare di farlo un attimo, di intontirlo un attimo per non fargli sentire il dolore. Saluto il gatto, lo lascio lì, mi dicono: ci vediamo domani per prenderlo, quindi rimani qua la notte e ti facciamo sapere. Chiamiamo noi verso sera per avvisarti come sta e domani per dirti a che ora puoi venirlo a prendere, ok? Sono tornata a casa, l'ansia, ho vissuto tutta la serata male, perché poi appunto era anche la serata di Halloween, io sono stata da sola a vedere il vuoto, tutto il tempo a guardare la cuccia vuota di Hunter e a sentire dei miagoli che non c'erano, e a pensare tutto il tempo: oddio poverino, chissà come sta, oddio come sta. Applicherò questo verde perché ci piace. Boom, bello. Mi aspettavo una chiamata di aggiornamento, la chiamata non arriva, zero, silenzio stampa. Cosa ho fatto? Ho chiamato, ovviamente il telefono non squillava, era staccato. Poi ho aspettato un po', hanno risposto con 1000 anni,
sì, il gatto sta dormendo, è un po' così, domani chiama perché ti diranno a che ora andarlo a prendere. Bene, nel pomeriggio, la mattina dopo mi sveglio, chiamo verso il pomeriggio tardi e mi dicono: perché non hai chiamato la mattina? Ho chiamato la mattina, non mi avete risposto. E il gatto viene a prenderlo alle 7:30, ok. Io nera. E sono stata una signora, non dire, non fare niente, una signora. Succede che quando vado a prenderlo c'era quest'altra ragazza, quindi un'altra che non avevo visto il giorno prima, che mi dice: guarda, mi sa che fa il notturno, fa: guarda, il gatto adesso sta così, non ti consigliamo di portarlo a casa, però so che avete pattuito questa cosa, non me lo consigliate, venitemi incontro. No, ovviamente. Oppure mi lasciavate andare per andare da un altro veterinario. Però tienilo sotto controllo, questi sono i medicinali che dovrei prenderli, domani valli a comprare, daglieli prima possibile, bla bla bla, stagli dietro, speriamo che si riprenda. Il gatto aveva questo e questo, non ha calcoli, non ha niente, aveva semplicemente la vescica irritata e gonfia. Fine. Già, lo sapevo, il gatto soffre spesso di questo, ma non era mai arrivato a quel punto. Sta anche invecchiando, cioè, c'è da mettere in conto anche questo, è vecchio il mio gatto. Che succede? Succede che torno con il gatto a casa, Hunter tutto rimbambito dai medicinali, va incontro ai gatti, a Luna e a Freya, li saluta, va a bere, va a mangiare, va avanti e indietro nella sabbietta. Adesso sono passati 2 giorni, questo è il 3° giorno in realtà, lo vedo molto meglio, va sempre avanti e indietro dalla sabbietta, però gli sto dando le medicine, quindi si spera in una ripresa. Onestamente sono rimasta molto molto delusa dal trattamento che abbiamo ricevuto, non dico abbiamo ricevuto io e Hunter, soprattutto Hunter. Ringrazio ovviamente loro per essermi... Ringrazio perché sono una persona che sa quando deve ringraziare, li ringrazio per... perché comunque mi sono venuti incontro, ok? Avrebbero potuto lasciarmi libera e felice e invece no, mi hanno un po' quasi costretto. Per il resto però ringrazio questa cosa qua. Sotto non so che colore fare. Allora, gli ombretti sono molto pigmentati, si sfumano molto bene, un po' troppo polverosi se posso permettermi, però belli, dai, belli. Qua ha fatto un fallout incredibile, però belli. Utilizzo la Kajal nera per andare un attimo a intensificare la parte interna. Adesso sono a monitorare il gatto dalla mattina alla sera. Sono molto dietro al gatto, molto. Ogni 8 ore gli devo dare le medicine. Sta tra l'altro facendo anche pipì in giro, perché lo stimolo è sempre dietro l'angolo, quindi dove si trova fa. È molto molto stressante per me questo periodo, non ci voleva, mi dispiace tanto per lui che sta soffrendo. Mi è arrivata un'ondata di energie negativa che non mi piace per niente, e io le sento, le ho percepite e tornerà tutto indietro. Questa è la legge del 3, così voglio, così è. Questo è quello che capita con il karma. Karma ti ripaga sempre. Mi spiace dire questa cosa, ma torna sempre tutto indietro. Questa è stata la mia esperienza, orribile esperienza, e questo è stato il mio ultimo periodo travagliato. Poi vabbè, sono successe tante altre cose, ma la vita, si sa, è un po' una giostra. Un po' va su, un po' va giù, un po' va su, un po' va giù, un po' va giù, un po' va giù. Continua ad andare giù, ma va bene, ma va bene. Va bene, prendo e porto a casa. Sono forte, no? Ho affrontato di peggio, giusto? Perché poi non solo le sfortune, la salute si mette contro, ma anche le persone. Sono persone che ti distruggono emotivamente, ci provano gusto. Arriva ad odiarti così, puff, dal nulla. Io questa cosa veramente non capisco, sono proprio stanca. Ho quasi paura a conoscere nuove persone, ad aprirmi, perché sono tanto che mi... godono proprio farmi star male, godono. Sembra quasi che abbiano questa competitività nei miei confronti, questa voglia di... boh, mi vedono sempre felice e dicono: adesso ci penso io a farti soffrire, stronza. Vi voglio bene anch'io. Vado a mettere mascara e ciglia finte e ci vediamo tra poco. Boom! Ecco qua le ciglia finte applicate con il mascara. Ho fatto anche un po' di lentiggini con il prodotto di Lotti, che è il Freckle Tint, che sto finendo. È uno dei miei preferiti per fare come si chiama? Le lentiggini, le lenticchie. Le ciglia finte hanno la banda veramente veramente molto spessa, quindi prima vi consiglio di ammorbidirle un po' facendo questo movimento qui. La colla che ho utilizzato è di Huda Beauty, la Lash Glue Fast Drying Waterproof, quella nera, e che è molto siliconica, mi piace un sacco, una delle mie colle preferite. E che dire, allora, molto belle, aprono un sacco lo sguardo, ma allo stesso tempo non mi piace il fatto che i ciuffetti siano molto lunghi anche qua. A me piace che siano molto più scalati, perché sul mio occhio non stanno particolarmente bene, mi fanno... cioè, se guardo in basso sono belli, ma se ti guardo dritto sembrano tipo no. Quindi non so se li utilizzerò così spesso. Questi ciuffetti che spuntano fuori, che sembra che il trucco, non so, sembra che ho disegnato una linea di eyeliner storta. Per concludere, vado ad applicare sempre di Anastasia Beverly Hills il Satin Lipstick. Alla fine di Huda Beauty, raga, non ho utilizzato niente. Se volete vedere che cosa ho ricevuto, andate a vedere su Instagram le stories. Ed è nella colorazione
praline, lo dico all'italiana. Questo è molto bello, spero stia bene col make up, ma voglio provarlo, quindi anche se non sta bene, amen. Ma che profumo. Non mi dispiace, non so se a me personalmente Gloria sta bene questo colore. Mi vedo un po' sbattuta con questo colore, lo vedo un po' morto. Cioè tipo se devo posare, carino, bello, ma appena apro bocca non mi piace, fa conflitto con la mia dentatura che già mi fa cacare. E poi se ci metto anche colori del genere, no. Questo è il look, questo era il mio racconto, questo è stato il mio weekend power hardcore. Sui social vi ho sempre aperto il mio cuore, vi ho sempre raccontato dalle gioie e i dolori. Vi ricordo che tutti questi prodotti li potete trovare da Sephora. E niente, io vi mando un grosso bacio, fatemi gli auguri, fate gli auguri ad Hunter per una buona ripresa. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!